Negli scorsi episodi. Signori, ci siamo quasi, viaggio della speranza. È un torneo internazionale. Abbiamo 4 gironi, 4 squadre, 3 partite. Le prime di ogni girone andranno a concorrere per i primi 4 posti. Cosa ti aspetti da questa esperienza in Croazia e come pensi che possa migliorarti da un punto di vista europeo, perché comunque iniziamo a parlare di Europa. Ma sai, è sicuramente un'esperienza bellissima poter incontrare tantissime squadre d'Italia, non solo, e quindi già questo mi arricchisce in un modo veramente unico, particolare, e soprattutto vedere così tanti ragazzi per la passione di uno sport che io amo tanto e che mi ha consacrato come il pallone d'oro di YouTube Italia mi rende felice e orgoglioso. Quindi spero che il tema sia divertimento e crescita. Grazie, grazie mille Samu, ti lascio la partita, in bocca al lupo e ci vediamo presto. Grazie. Signori, innanzitutto complimenti. Abbiamo una grossa... Abbiamo una grossa, grossa occasione e opportunità di finire bene questo partito. Sta tutto in voi. E come approcceremo di nuovo questa semifinale, ok? Come l'abbiamo approcciato nella scorsa partita è stato un ottimo di più. Tranquilli, giochiamo come sapete giocare. Stretti, di squadra, movimenti, 1-2, niente individualismi e andiamo a fare gol. E si esulta tutti assieme. Se si prende gol non è un problema. Non è un problema. Il giocatore è questo, si va avanti. Abbiamo preso gol, non è un problema. Ne prendiamo un altro, non è un problema. Finché l'arbitro non fischia. Uno per tutti. Tutti per uno. Uno per tutti. Tutti per uno. Uno per tutti. Crevici!
passa, ma se ne sta qua. Bravi, 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 bravi! Sì, butta, butta, butta! Vincendo 1-0. Non rischiamo, quando non sei sicuro, sì, okay, di girarti dentro il campo. Ragazzi, oh, ragazzi, continuiamo così, Forza, oh, attenzione, attenzione. Dai, forza, forza. Dai, 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 dai. Signori, abbiamo vinto. Abbiamo vinto perché voi non dovete guardare quello che è successo oggi. Abbiamo vinto perché voi dovete valutare quello che abbiamo fatto da quando siamo partiti fino ad oggi. Salire dall'Italia, venire fino in Croazia per fare un torneo internazionale con tantissime squadre del bacino italiano, quindi Italia, che vengono un po' da tutta Italia, e sfiorare una finale, perché quella finale l'abbiamo sfiorata noi, eravamo 1-0, fine primo tempo. Se l'arbitro avesse fischiato la fine, avremmo vinto, l'abbiamo sfiorata. Però poi sono scesi in campo loro e hanno fatto meglio di noi. Noi dobbiamo essere solo che orgogliosi. 16 squadre ed eravamo tanto così dalla finale. 16 squadre, tanto così dalla finale. Per me questa è una vittoria, ma una vittoria non solo mia o del prof,
è una vittoria di tutti. Quindi per me è una vittoria. Il resto sono tutte chiacchiere. No, ma la finale, la coppa, no. Perché voi non vincete e non diventate calciatori oggi con la vittoria di oggi. Perché non è la vittoria di questo torneo che vi rende i calciatori più forti. O che vi rende, vi dà lo status di calciatori. Ma è gradino, percorso per percorso, che poi vi fa arrivare ai vostri obiettivi, che poi fate quel click, quel salto e diventate calciatori. Quindi fatevi tutti un applauso, ragazzi. Ragazzuoli, si è appena conclusa la semifinale di questo splendido torneo. Adesso stanno giocando l'altro gruppo di Enjoy che ha appena fatto gol, ha appena segnato, incredibile. Speriamo che possa andare bene all'altro gruppo e a tutti i gruppi che abbiamo detto che ci sono di Enjoy. Per quanto riguarda noi signori, siamo partiti bene in questa partita, tant'è che fine primo tempo eravamo 1-0, i ragazzi sono ed erano concentrati sull'obiettivo. Dopo purtroppo abbiamo avuto una defezione su qualche ripartenza che non ci ha permesso di recuperare. Loro sono stati bravi perché hanno fatto due gol veramente belli, poi è arrivato anche il terzo, però grandissimo amaro in bocca per noi perché ci fermiamo in semifinale dopo un grandissimo percorso da parte dei nostri pupilli. Potevamo fare di meglio? Sicuramente sì, come hai detto tu abbiamo un po' patito le ripartenze, quindi la loro atleticità e direi anche fisicità, perché comunque si sono fatti sentire in mezzo al campo, un po' di pressione forse complice data la caratura della partita ci ha un po' compromesso nelle giocate. Sicuramente potevamo essere un po' più brillanti anche nel giocare da dietro, abbiamo lanciato un pochettino troppo e sicuramente l'avversario ci ha messo alle strette, per cui oggi è andata così. Domani vedremo, perché a questo punto abbiamo un'altra importante battaglia e un'altra importante sfida. No? Sì, perché domani, ragazzi, non siamo passati in finale, ma andremo a giocarci la, per noi, finale, terzo, quarto posto, dove dovremmo assolutamente fare bene. Adesso andremo sicuramente in hotel a riposarci, riposeremo in maniera adeguata, faremo riposare appunto i nostri ragazzi, perché domani è la partita. Signori, noi vi ringraziamo come sempre, fateci sapere se vi è piaciuto questo episodio, ma soprattutto chi è stato il man of the match di questa partita. È una bella sfida. È una bella sfida, è una bella sfida. E poi alla fine degli episodi di questo torneo. E allora ci vediamo in un altro prossimo episodio di questo splendido torneo. Speriamo di portarci a casa il terzo posto. Da Off Samuel è tutto, dalla Croazia è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, let's go! Ci siamo, oggi è la finale.